1200 anni fa la Terra è stata investita da una grandissima quantità di radioisotopi, in particolare quelli del carbonio 14. Se ne è trovata traccia in una foresta di cedri rossi del Giappone, alberi millenari. Analizzando appunto gli anelli risalenti a circa 1200 anni fa sono stati trovati questi radioisotopi. Escludendo un'esplosione nucleare, perché si immagina che a quel tempo sulla Terra non ci fossero esplosioni atomiche o esperimenti con radionuclidi, la causa di questa doccia cosmica potrebbe arrivare solo dallo spazio. E allora gli imputati e responsabili di questo potrebbe essere o una supernova o il nostro Sole. La supernova, che doveva essere abbastanza vicino al nostro pianeta, sarebbe dovuta essere visibile anche ad occhio nudo e di giorno. Però non ci sono tracce nella storia dell'umanità di questo evento astronomico così appariscente. E oltre questo, non c'è neppure traccia da un punto di vista astronomico, perché non sono state ritrovate emissioni a raggi X e altre radiazioni che i moderni telescopi e radiotelescopi avrebbero dovuto rilevare ancora oggi. E passiamo quindi al secondo sospettato, cioè il Sole. In questo caso si pensa a un mega brillamento con un'energia fino a 1 milione di volte superiore ai normali brillamenti solari. E questo potrebbe anche darci un po' di sollievo, perché così significherebbe che l'umanità è sopravvissuta a una di queste tempeste solari che tanto temiamo. Però in questo caso i nostri fisici sono piuttosto scettici su questa ipotesi, perché un mega brillamento di queste proporzioni avrebbe dovuto spazzare via lo strato di ozono terrestre, con le conseguenze di un'estinzione della vita sul nostro pianeta. La natura porta memoria di questi grandi avvenimenti avvenuti e che noi abbiamo perso completamente da traccia. Adesso non ci resta altro che analizzare gli altri alberi millenari presenti sul nostro pianeta e vedere se questo evento è stato registrato anche in altre parti del mondo. Grazie, alla prossima.